Buonasera e bentornata a Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, voglio sentirle tutti. Lei, per esempio, so che sarebbe per le ragioni del dialogo, la de-escalation e così via. Secondo lei, questo elemento che subentra Svezia e Finlandia facilita la trattativa o la complica? Questa è la famosa eterogenesi dei fini. Putin si diceva di sentirsi minacciato, però in realtà ha minacciato anche gli stati vicini che hanno ritenuto di doversi sentire più sicuri e di fare la richiesta di ingresso nella NATO. Nessuno può impedire degli stati di aderire all'alleanza atlantica, all'alleanza difensiva della NATO. Ma io credo che gli sforzi diplomatici si debbano intensificare nelle sedi opportune, ed è quella di oggi sicuramente è una di quelle. Come diceva Martelli, non mi pare in questa fase, dopo diciamo l'attacco al centro commerciale, abbiamo visto non le terribili immagini, non mi pare che ci sia una grande predisposizione, ma comunque i potenti del mondo devono, a mio avviso, anche porsi un obiettivo. Qual è l'obiettivo di questa? L'obiettivo finale quale deve essere, oltre a quello di far cessare le ostilità per, insomma, rimarcare l'indipendenza di uno Stato sovrano, però l'obiettivo proprio geopolitico di posizionamento della Russia dopo questo conflitto all'interno dell'Europa quale sarà? Questa è una domanda che credo si debbano fare. Ecco, questo però mi interessa sentire, appunto, Baldino, su questo. Partendo dalla premessa che fa Martelli, le chiedo, questa posizione di Draghi orientata a staccare la spina attraverso le sanzioni che segnalavo, e meno sull'aspetto armi, che effetto fa al Movimento 5 Stelle, che poi è lo stesso della settimana scorsa, abbiamo visto nel caos, poi ci entriamo nel dettaglio, però proprio su questo tema? No, infatti noi questa posizione di Draghi la sosteniamo con forza. Ricordo che siamo stati i primi da marzo a chiedere, a proporre la necessità di un price cap, perché noi necessariamente dobbiamo in questa fase riempire gli stoccaggi e con questi prezzi è diciamo proibitivo farlo. Questa difficoltà la stanno incontrando anche gli Stati europei, però sembra che in questa fase ci siano delle aperture anche dalla Germania, e quindi noi chiediamo a Draghi di andare avanti, perché questa, a nostro avviso, sì, le armi sono state inviate all'Ucraina per potersi difendere, però quello che dobbiamo fare è colpire anche sul piano economico, come diceva lei prima, cioè togliere la forza economica a Putin per poter combattere una guerra molto dispendiosa che si prospetta anche molto lunga, e quindi le sanzioni faranno effetto, però devono essere applicate. L'embargo insomma è ancora lontano del gas da essere applicata, la sanzione dell'embargo dall'essere applicata. Noi crediamo che forse quella veramente potrebbe essere diciamo un modo per frenare in qualche modo l'avanzata di Putin, e non soltanto il piano delle armi, bellicoso, belligerante, come diceva Buttafuoco. Allora, i miei due amici Caprarica e Buttafuoco aspetteranno un istante, perché Baldino non posso non chiedere a lei che cosa sta succedendo, così poi anche loro mi commentano, perché abbiamo visto una scissione con quello che era il ministro di punta e il leader politico del Movimento 5 Stelle. Ex leader politico del Movimento 5 Stelle. Ex capo, cioè è stato leader politico, ex, ha subito ribadito, per carità, adesso c'è Conte, però diciamo non proprio una figura di passaggio, no. Una grossa frattura all'interno del movimento in generale, poco capita all'esterno, perché poi alla fine la risoluzione l'avete votata tutti, quindi uno dice ma che cosa è successo? Grillo che torna, che succede? Allora, cosa è successo? Bisogna chiederlo a chi ha generato la frattura, non è stato sicuramente il Movimento 5 Stelle. Ricordo che è stata convocata una conferenza stampa mentre Draghi era a Washington, a Kiev addirittura, per insomma proporre una lettura dei fatti che poi non corrispondeva alla realtà rispetto alla visione del Movimento 5 Stelle e anche rispetto al conflitto. E quindi quello che è successo bisogna chiederlo a chi ha deciso di andare via. Io non la chiamerei scissione, io la chiamerei omologazione, perché quello che hanno fatto è quello, cioè prendere una strada, hanno preso una strada legittimamente, quello di omologarsi a tutto il resto. È una scelta legittima. Io penso che si possa anche cambiare idea su tutto, è legittimo, bisogna dirlo, con onestà lo si dice. Però bisogna anche avere rispetto per quelle battaglie che ti hanno portato lì dove sei, che ci hanno portato lì dove siamo. E ha mancato di rispetto, Di Maio? Non bisogna mai dimenticare da dove si è partiti. Io non ho visto rispetto, io ho visto disprezzo. Disprezzo rispetto a delle battaglie che sono state fatte insieme, rispetto alle persone che con te hanno fatto quelle battaglie, rispetto alla casa che ti ha ospitato per molti anni e ti ha permesso di diventare quello che sei.
Quindi questo è quello che penso leggendo anche da fuori, perché ho cercato un attimo di estraniarmi da quello che è successo. Così io leggo la vicenda. Per quanto riguarda Beppe Grillo, io l'ho visto stamattina insieme ai colleghi della mia commissione. Che dice di questa cosa di Di Maio che se n'è andato? Non, abbiamo parlato, non abbiamo parlato di Di Maio, abbiamo Silenzio, parlato di noi, abbiamo parlato del Movimento 5 Stelle. Loro hanno preso una scelta, sono andati via, bene. Abbiamo parlato del Movimento 5 Stelle. Però ha detto appoggio esterno indiscusso? No, non l'ha detto. No, lui ha voluto sentire gli umori del gruppo parlamentare, che poi è quello che si ritrova tutti i giorni a sostenere il governo e si ritrova anche a proporre delle soluzioni nei vari provvedimenti, e quindi ha cercato di capire con i diretti interessati, con chi vota i provvedimenti, con chi vota la fiducia al governo, come procedere, qual è il nostro avviso, la nostra visione, la visione dei singoli. Qual è, perché poi voglio che te le... Ma la visione è quella che abbiamo sempre detto sin dall'inizio: l'appoggio e il sostegno c'è. Prima le ho parlato di Draghi, della battaglia sul tetto al prezzo del gas, noi la sosteniamo, però chiaramente come era all'inizio continua ad essere così. Non sarà e non è un appoggio incondizionato. Quindi quello che ci ha detto la nostra Marilena Vinci, che dice Conte, che non sarà una fedeltà incondizionata. È chiaro, non si può dare una fedeltà incondizionata a un governo che peraltro è un governo di unità nazionale, non è un governo politico, no? Quindi noi stiamo nel governo fino a quando riusciamo ad incidere, fino a quando la nostra presenza nel governo ha un senso. Allora, ci rendiamo conto che così non è. Mi ha dato molto materiale che voglio far commentare ai nostri due colleghi. Aspetta Pietrangelo, perché Vittoria Baldino voleva risponderti qualcosa. Prego. No, il Movimento 5 Stelle esiste, c'è e continua con maggiore determinazione a portare avanti le stesse battaglie che abbiamo proposto ai cittadini quando ci hanno votato il 4 marzo del 2018. Quindi ce l'hanno una rappresentanza, ce l'hanno ancora. È un gruppo parlamentare che non ha, io lo dico con, come dire, anche con rammarico, nel senso che sappiamo che i risultati elettorali hanno confermato quello che ormai non è più nei fatti, in questo senso. Beh, lo dico. Però, mi scusi, però si vota ogni 5 anni, la legislatura dura per Costituzione 5 anni, votare. E se si dovessero rincorrere i sondaggi ogni mese, dovrebbero sciogliersi le camere ogni mese, per fortuna non succede questo. Sì, ma le amministrative sono le amministrative, ci sono amministrative ogni 6 mesi, ci saranno altre amministrative a ottobre, ci saranno le regionali, le amministrative a maggio, non si misura l'azione di una forza politica sulla base dei sondaggi, questo a mio avviso è sbagliato, quindi noi continuiamo con la nostra determinazione e sempre con la forza che ci ha contraddistinto fino ad ora a portare avanti le nostre battaglie, che non sono battaglie politiche di politica interna, sono di battaglie che si rivolgono al di fuori, al paese reale. Abbiamo un problema enorme con il super bonus. Allora, ci sono 33.000 imprese. Adesso non cominciamo l'elenco dei problemi che abbiamo, perché io c'ho Antonio Caprari che è in servizio. Potete invece rimanere su una linea anti-europeista, anti-euro e filo putiniana. No. E questa la differenza? No, guardi, posso sentiamo la risposta. Allora, sono contento di sentire. Sentiamo la risposta veloce, però, perché ve lo spiego. A parte che il Movimento 5 Stelle attuale non mi risulta sia anti-atlantista, anti-europeista, è guidato da Giuseppe Conte, che ha fatto il Presidente del Consiglio, che ha portato avanti delle... E quindi vi siete omologati anche voi? Allora, no, vi ma siete infatti, guardi, se mi lascia... Vi siete omologati anche voi? No, guardi, Capranica, se mi lascia spiegare le dico che cosa intendevo. Io, a parte che è pleonastico chiedere appoggio all'alleanza, sostegno all'alleanza euroatlantica, perché nessuno la sta mettendo in discussione, nessuno la sta mettendo in dubbio, quindi non capisco a chi si riferisca Di Maio quando dice è ambigua la posizione, sicuramente non a noi. Però nel momento in cui si dice che avete messo in discussione la sicurezza nazionale, quindi proprio ha detto questo è un pericolo, Conte e il Movimento 5 Stelle sono un pericolo pubblico, peccato che stava nel Movimento fino al giorno prima. Il tema è questo: noi non sosteniamo e non sosterremo mai la apolitica. La politica, se esiste, i partiti, i movimenti, le forze politiche, se esistono, devono fare il loro lavoro, e il dibattito politico, il dibattito pubblico deve essere sempre alimentato nel nostro paese. Se ci si chiede di non contribuire al dibattito pubblico, non avanzare anche dubbi, non avanzare proposte rispetto ad una situazione, una crisi, un conflitto mondiale,
non mondiale, però che interessa tutto il mondo, perché abbiamo visto le ripercussioni interessano tutto il mondo, oppure rispetto a politiche del governo, che il governo porta avanti e che il Movimento 5 Stelle non condivide e chiede semplicemente da forza di governo di poter dare un contributo, noi questo non lo sosteniamo. Mi consente di tradurre quello che lei sta dicendo, perché devo andare avanti. Concludo, in questo senso dico omologazione, perché adesso sono tutti uguali, le parole di Di Maio sono le stesse di Calenda, le parole di Calenda sono le stesse di Renzi, i programmi di Renzi sono lei tutti uguali. Dicendo che noi Di Maio ha deciso di subordinare politica, la sua volontà, i suoi ideali politici e gli scopi alle esigenze di governo e a Draghi. Io ringrazio moltissimo Martelli, ringrazio Vittoria Baldino, ringrazio Antonio Caprarica, Pietrangelo Buttafuoco, Augusto Minzolini e Marilena Vinci in redazione.